Mister Serpietri, quest'oggi contro il Pavona Castel Gandolfo siete partiti bene, poi loro hanno un po' preso le misure, alla fine del primo tempo invece sono arrivati i gol e anche un po' di sicurezza in più. Sì, io in settimana l'avevo detto, perché loro comunque 3-4 giocatori hanno giocato con me Albano ai tempi della Serie B e li conosco, so che comunque sono giocatori abbastanza emotivi, quindi se tu riesci a chiudere la partita, diciamo, il prima possibile, automaticamente loro di testa calano, se invece no, così non è, loro fino alla fine non mollano, quindi l'avevo ripetuto più volte in allenamento che comunque la partita andava chiusa soprattutto con palle inattive. Noi settimana abbiamo lavorato tanto su quello, perché comunque sono soluzioni in più, e è vero che sono soltanto 3 allenamenti, però devo fare veramente un applauso ai ragazzi che sono stati sotto questo punto di vista bravissimi a ricordarsi un po' tutte le giocate. Oltre alle palle inattive, su cosa stai lavorando in particolare in questi primi approcci? Allora, diciamo che innanzitutto ho cercato un attimo di dare un po' un equilibrio, quindi perché credo che alla fine nei risultati subivamo un po' troppi gol. Mo adesso le ultime due partite sono di soltanto 3 gol, e diciamo ho dato equilibrio, ho lavorato molto sulle palle da fermo e ho cercato un attimo di cambiare un po' il modulo di gioco, perché comunque ripeto, per me in questo sport l'equilibrio è tutto, quindi ho adattato un po', diciamo, il modulo che resta adattare.